terzo giorno in Islanda, siamo alla Svartipos, la cascata nera. Guardate com'è bella qui scavata in mezzo al basalto. Ma prima di partire, gustiamoci questo pranzetto. Sono in direzione del primo ghiacciaio grande che abbiamo incontrato qui per strada in Islanda. Di fianco alla Ring Road si trova proprio in vicinanza, mentre si passa si attraversa la strada panoramica e lo vedrete in diversi punti sbucare in mezzo a queste cime frastagliate. È un panorama veramente surreale, quasi da fantasy, da videogiochi, incredibile. Questo ghiacciaio, adesso stiamo facendo questo sentierino che si trova a 10 minuti in macchina dal nostro campeggio, dal campeggio di Zinedorf, parco naturale, dove siamo andati a vedere anche la cascata nera. Quindi mi ha lasciato la macchina lì e guardate, guardatelo, stupendo. Stiamo facendo il trekking verso il canyon Mulyagafur, in bella vista del ghiacciaio imponente da tutte le parti. Per chi piace la montagna, la natura, il paesaggio naturale, è una cosa da cartolina per ogni angolazione che ci si gira e si va a vedere. Open up to anyone in so long, so long. Oh, you got me wasted, going crazy, got me losing patience. Sorry, lady, breaking hearts is all that I know, but I don't wanna do this alone. Raga, come avete visto, questo canyon è una cosa indescrivibile. Io, se fossi voi, non mancherei questa tappa, sicuramente ne vale la pena. Fermatevi, fatevi questa passeggiata, all'inizio è un po' faticoso, ma ci si fa bene, è per tutti. Ma il panorama che quando è arrivato in fondo è particolare e mozzafiato. Freddo qui, mamma mia, il ghiacciaio proprio si sente in piena, ma guardate che bellezza. L'ultima tappa di oggi, la laguna Jökulsárlón, o come diavolo si pronuncia. Guardate che bellezza e maestosità di questi pezzi di ghiaccio enormi, ma vi giuro che sono enormi, più grandi di una casa, come un condominio, tipo quello laggiù. Bello bello, poi di questo colore azzurro dato dall'ossigeno mischiato, mamma mia. Tutti questi pezzi di ghiaccio vengono trascinati con la corrente dalla laguna verso il canale e vanno a sbucare nel mare. Di là si trova anche la famosa spiaggia Diamond Beach, in cui questi pezzi di ghiaccio si frantumano formando piccoli piccoli pezzettini e fanno sembrare dei diamanti con ridosso la sabbia nera. Thank you.
Fantastico! Una foca che sguazza la laguna! Buongiorno! Giorno 4 in Islanda! Guardate questo paesaggio stupendo davanti a noi. Le nostre tende. Ci gustiamo un bel caffettino, due chiacchiere. Oggi è la giornata poleggiata. Un po' di strada per risalire verso i fiori dell'est. E niente, niente. Poi speriamo di arrivare verso l'altro paesino, verso nord-est. Dai, forza, forza. Siamo carichi ancora. Siamo dal tipico diner islandese, mangiare un po' di gamberetti nella baguette. Dicono che qui a Ofn i gamberetti, i gamberoni sono i più buoni del mondo. Adesso li sentiremo bene. Invece i nostri friends hanno preso il panino là con le wow bacon, eccetera. E Brigo se lo sta gustando con tutta la salivazione possibile in bocca. È buono, buono? Molto. Molto. Più buono di quelli in Italia, incredibile. Proviamo il panino, speriamo di non distruggerlo. Quello qui. Minchia, fresco, sembra appena pescato di un'ora fa. In the distant fallen stars, and in an instant I left my whole life behind. I climbed it all, every mountain, big and small, but every question left my heart unsatisfied. But every turn I took unlocked just what I could. Il tipico paesaggio del Trono di Spade. Porca miseria. Che vento, che freddo. Eccoci qua, appena montato le tende, sempre un nuovo campeggio, un piccolo spuntino birra, scusate mi stavo cadendo, e nulla, adesso ci stiamo preparando per andare al terme Vok Baths, che si trovano qui a 7 minuti, fighe fighe, vedrete queste piscine galleggianti dentro la laguna, a 40-41 gradi, bolleremo come dei gamberoni dentro, madonna, non vedo l'ora, a tra poco vi farò vedere come sono queste terme. Vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. L'avventura continua!